1947, elezioni per il primo governo autonomo siciliano. Vince il blocco del popolo. Alcuni mesi prima era cominciato il movimento contadino per l'applicazione delle leggi agrarie e l'occupazione delle terre del feudo. Atti! Le conosce? E come? Hai a bene le connoate. Te vuole parlare Toretto Giuliano. A mia? A te. E chi bo? E va a parlare con te. Onde sta? Sopra la monta, a Cippe. E grati. Ti porto a paese. A cucci pure. Tac. Tenne la lira e ti fa guarda. A te! Monto! E torna a piace. Che facciamo ancora qua? Aspettate, state molto. Lo conosce Cristo? No, ancora non l'ho fatto, soldato. Guarda dove un paro io. Casa mi ha toccato da dove? A cosa spara un cuore? A cosa ne spara un amo? A cosa spara? A cosa spara ciò? No, lo capisci? Mettete qua che stavo. Che disse Giuliano? Domani o primo maggio andiamo a sparare a Portella da Ginestra contro i comunisti. E perché? Lo saggio, disse che è arrivato per noi un giorno della liberazione. Che sto intesi dire e che sto te dico? Prima eravamo pochi, ma oggi
siamo una forza e l'abbiamo dimostrato nelle elezioni per il Parlamento siciliano con la strepitosa vittoria del blocco del popolo. Questa è stata una grande prima vittoria, ma è solo l'inizio. Non basta che ci diano la terra, devono darci sementi, attrezzi, arati. Dovranno costruirci le strade, le case, devono portarci l'acqua, la luce nelle campagne. Insomma, dobbiamo portare la civiltà nelle campagne. Noi vogliamo che i nostri figli imparano a leggere e scrivere per togliere questa vergogna dell'analfabetismo, perché a causa della nostra ignoranza noi siamo soggetti quotidianamente ai soprusi dei cappellosi. Noi vogliamo